Benvenuti e benvenuti su OptiView Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo dell'umore acqueo, un argomento abbastanza importante, quindi lo descriveremo nella sua struttura, nelle sue funzioni, come sempre, e diremo anche come viene prodotto. Un argomento molto importante, è molto importante capire proprio come viene secreto e come viene prodotto. Quindi, innanzitutto dobbiamo dire che l'umore acqueo è un fluido intraoculare di tipo salino, quindi è composto, oltre che da acqua, anche da diversi ioni o sali ionici, dobbiamo dire, e la sua funzione primaria è quella trofica, ovvero di nutrire i vari tessuti oculari come la cornea. E perché sfruttare l'umore acqueo? Proprio perché per garantire la trasparenza non ci devono essere dei vasi sanguigni o linfatici, quindi il problema viene ovviato attraverso i fluidi intraoculari. I fluidi intraoculari però generano una certa pressione, quindi è importante il ruolo dell'umore acqueo anche per quanto riguarda la pressione intraoculare. Infatti l'umore acqueo viene continuamente prodotto e riassorbito, e il rapporto fra la sua produzione e il suo riassorbimento deve comunque garantire una pressione pressoché costante, in dei valori che vanno da 14 a 18 mm di mercurio per essere nella norma. L'umore acqueo viene prodotto dai processi ciliari, in particolare dall'epitelio dei processi ciliari, viene messo in camera posteriore e poi si sposta in camera anteriore passando dal forame pupillare. A questo punto va lateralmente, si porta lateralmente e più precisamente verso l'angolo iridocorneale, dove incontra una struttura trabecolare spugnosa i cui spazi sono definiti come spazi del Fontana, che vengono attraversati, e quindi l'umore acqueo attraversandoli giunge al canale di Schlemm lo conduce quindi al circolo venoso. Quindi in questo modo l'umore acqueo viene drenato. L'umore acqueo abbiamo detto che è importante perché ha una funzione trofica e nutre le strutture oculari, ma porta con sé durante il suo riassorbimento i vari prodotti di scarto dalle reazioni metaboliche e delle cellule che fanno parte dei vari tessuti oculari. Quindi è molto importante perché ha una funzione depurativa e viene prodotto e riassorbito in continuo proprio per garantire il massimo dell'efficienza. Basti pensare che circa ogni minuto vengono prodotti dai 2 ai 3 microlitri e il volume della camera anteriore è di circa 250 microlitri. Quindi per riempirla completamente di nuovo umore acqueo ci vogliono circa da 80-90 minuti a 120-125 minuti, quindi da un'ora e mezza a 2 ore e mezza. Ora vediamo più precisamente il ciclo di produzione dell'umore acqueo, che è la parte più interessante a mio avviso, e si può dividere in 3 step. Il primo è quello in cui lo ione sodio, lo ione potassio e lo ione 2-cloro passa dal sangue alla cellula epiteliale ciliare pigmentata. Poi attraverso delle gap junction si sposta in un altro livello dove c'è una cellula epiteliale ciliare non pigmentata. Poi abbiamo il secondo step in cui l'acido carbonico si scompone in ione idrogeno e carbonato di idrogeno. Questi attraverso dei canali, attraverso delle pompe più che altro, passano dalla cellula epiteliale ciliare pigmentata al sangue, mentre dal sangue entrano in questa cellula epiteliale ciliare pigmentata lo ione cloro e lo ione sodio, che poi attraverso le solite gap junction passano alla cellula epiteliale ciliare non pigmentata. A questo punto, nel terzo step, il cloro passa dalla cellula ciliare epiteliale non pigmentata alla camera posteriore attraverso un canale a sé dedicato, mentre vi è poi una pompa sodio-potassio di Piasi con la quale il sodio esce quindi dalla cellula epiteliale ciliare non pigmentata e va in camera posteriore, mentre dalla camera posteriore entra il potassio e infine
l'acqua sotto forma di H2O passa dalla cellula epiteliale ciliare non pigmentata alla camera posteriore attraverso le acquaporine di tipo 1 e di tipo 4. E poi segue praticamente tutto l'iter che abbiamo visto inizialmente. Bene, questo è il video sull'umore acqueo. Qui abbiamo mostrato funzioni, meccanismo di produzione, iter, poi di produzione e riassorbimento. Quindi un video abbastanza tutto tondo. Se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo con un prossimo Opto Video molto presto, bella Opto Style!